Buonasera a tutti, benvenuti a Roncadelle. Io sono il sindaco Roberto Groppelli, quindi porto il saluto di tutta la comunità a voi, roncadellesi e non, qui presenti per questo importante evento. Roncadelle è il quarto anno che ospita una tappa di questa importante rassegna filosofica, Filosofi Lungolioglio, e intenzione dell'amministrazione continuare per tanti altri anni, quindi rassicuro la professoressa Nodari che finché potremo, finché sarà nelle nostre mani, ci continueremo a vedere. Possibilmente in questa bellissima situazione, in questo castello che tutti gli anni migliora, quindi ringraziamento anche alla famiglia Guaineri che ci ospita. Parte nostra, stiamo anche noi intervenendo sulla via principale via Roma e quindi per renderla sempre più bella e fruibile a tutti i roncadellesi. E io poi la presentazione seria la faccio fare al mio assessore alla cultura Davide Zanotti. Mi limito a ringraziare il professor Bettini e la professoressa Francesca Nodari perché è una persona splendida, voi la conoscete, e questa che è la sua creatura, credo che gli ho chiesto prima se era stanca, mi ha detto stanca sì, ma quando la vedete camminare si vede che cammina a un metro, almeno un metro sopra la terra, perché credo che questa sua creatura le dia tantissima soddisfazione. Quindi auguri per il proseguo di questa rassegna, dell'altra che avete messo in campo di Filosofi in Tavola. E buona serata a tutti e, come dicevo, lascio la parola all'assessore. Grazie. Non so se dirò delle cose serie, però mi sono preparato due idee. Chiaramente per sollecitare il tema di questa stagione, che è molto interessante, faccio ancora i complimenti per questo dire io. A me è venuto in mente Giorgio Gaber, una delle sue canzoni che preferisco, dalla quale riporto alcuni spunti. La canzone è La parola io. La parola io è uno strano grido che nasconde invano la paura di non essere nessuno. E ancora, io vanitoso, presuntuoso, esibizionista, borioso, tronfio, io superbo, megalomade, sbruffone, avido e invadente, disgustoso, arrogante, prepotente, io, soltanto io, ovunque io. La parola io, questo dolce monosillabo innocente e fatale che divide dilagante. Nella logica del mondo occidentale, forse è l'unico peccato originale. Questa sera abbiamo anche un tema sicuramente molto interessante, gli inganni dell'io, lo specchio, che ci richiama ovviamente tanti filosofi, psicanalisti, eccetera. Tra questi, e finisco, non la faccio lunga, vorrei fare una citazione di Massimo Recalcati, non da tutti molto amato, però insomma mi sembra importante riprenderla. L'immagine di noi stessi non è affatto l'immagine che ci restituisce lo specchio, ma quella che ci rimanda il corpo sociale, le persone che amiamo, che stimiamo, quelle che ci riconoscono un valore. Lo specchio che conta è lo specchio che ci restituisce la dignità, il nostro essere uomini e donne. Grazie. Grazie, assessore. Grazie. Buonasera a tutte e a tutti. Ringrazio innanzitutto il professor Bettini, la sua seconda volta al Festival Filosofi Lungolioglio, un ospite illustrissimo a cui la nostra fondazione, il nostro comitato scientifico tiene davvero molto. Innanzitutto grazie ai signori Guaineri per la straordinaria ospitalità, per darci la possibilità tutte le sere di stare una sera come tante in un altro locus amenus, come l'abbiamo visto a Credaro, in un'altra dimora privata, dei luoghi straordinari. Voi sapete che tra le mission del festival c'è anche sempre il tentativo, speriamo di riuscirci, di
unire il binomio pensiero, luogo-pensiero. Non deve mai essere un luogo qualunque, ma un luogo che faccia veramente da teatro, che accolga, che dica appunto qualcosa, che dica la sua. Un grazie all'amministrazione comunale di Roncadelle, al sindaco Roberto Gorpelli, che innanzitutto è un amico e stimo, al bravo assessore Zanotti. Io davvero credo che le amministrazioni che entrano a far parte del festival debbano fare sentire il loro entusiasmo. Beh, noi con il comune di Roncadelle questo entusiasmo l'abbiamo sempre sentito, questa voglia, questa convinzione. È sempre stato un sì convinto e credetemi che è molto importante per noi che per più di 9 mesi, più della gestazione di un essere umano, circa 10, cerchiamo di appunto organizzare il festival, sentire le amministrazioni comunali vicine e partner come sono e a tutti gli effetti della nostra manifestazione. Quindi davvero un grazie di cuore al comune di Roncadelle. È una serata importante, è una serata che parlerà di specchio e di io, come è già stato anticipato dall'assessore, come avrete letto dal titolo della relazione. Sono molto felice perché, nonostante siano davvero molti gli incontri del festival, ciascun relatore e relatrice, senza neppure confrontarsi tra di loro, hanno saputo davvero cogliere nel segno, cioè riuscire a studiare, a riflettere quella specificità che rende la loro relazione una relazione unica e che ci consente, questa è un'altra mission del festival, di coniugare, di declinare il tema, quest'anno appunto dire io così sentito, così importante, così variegato, in tutte le possibili modalità. E allora abbiamo un altro filologo di grande rilievo come il professor Bettini, e a cena con lui dicevo, ricordavo questa importante definizione che Nietzsche nell'Aurora dà dei filologi: sono degli orafi della parola, sono degli orafi della parola. Mi permetto di ripetere e rimarcare questa definizione geniale di Nietzsche, perché noi, ed è stato detto da un collega del professor Bettini, Dionigi a Caravaggio, abitiamo in un tempo che è attraversato dall'incuria della parola, dove purtroppo si è rotto il patto tra le cose e le parole, dove non si parla bene, dove si ha poca cura del linguaggio, forse anche per colpa di quelle diavolerie che sono i messaggini, dove magari non si scrive per ma x, cose di questo tipo. Ma io credo che forse anche da queste piccole cose nasca una mancanza di rispetto nei confronti del linguaggio e l'incuria poi divenga una degenerazione nel corso del quotidiano. Il professor Bettini è professore ordinario di filologia classica all'Università di Siena e coordinatore del dottorato Il mondo classico, antropologia e teoria della cultura. A Siena ha fondato il Centro Interdipartimentale di Studi Antropologia del Mondo Antico, di cui è direttore. Ha insegnato presso il Collège de France e dal 1992 tiene regolarmente seminari presso l'Università della California e presso la Scuola di Alti Studi in Scienze Sociali di Parigi. Incentra il proprio studio sul mondo greco e latino, facendo proprio una prospettiva interdisciplinare, aperta alle acquisizioni della storia e dell'antropologia. Fra i suoi principali temi di analisi, l'analisi del mito, della società, delle arti e della religione degli antichi. Presso l'editore Einaudi cura la serie mitologica, mentre per l'editore Il Mulino è responsabile della collana Antropologia del Mondo Antico. Collabora, tra gli altri, con la pagina culturale della Repubblica. Sterminata la bibliografia, ricordo solo alcuni titoli: Dei e uomini nella città, antropologia, religione e cultura nella Roma antica, il grande racconto dei miti classici, oracoli che sbagliano, a che servono i greci e i romani. Ricordiamo inoltre
il presepio, antropologia e storia della cultura e il mito, discorso autorevole o racconto screditato, homo sum, essere umani nel mondo antico, ridere degli dèi, ridere con gli dèi, l'urborismo teologico, hai sbagliato foresta, il furore dell'identità, e inoltre curatore di Romolo, la città, la legge, l'inclusione, da poco uscito per il mulino. Grazie a tutti, buona serata e la parola al nostro illustre protagonista. Grazie professore. Sediamo, vero? Buonasera, buonasera a tutti voi che siete qui questa sera in questa bellissima cornice. Grazie a Francesca Nodari per questa presentazione così, come dire, affettuosa, elogiativa nei miei confronti. Io ho sempre l'impressione in questi casi di avere scritto troppi libri nella mia vita, veramente mi sento a disagio quando mi sento elencare. Devo avere un po' esagerato. Dunque, questa sera parleremo di specchi e vorrei cominciare la mia riflessione con voi citando alcuni versi di Rainer Maria Rilke, il grande poeta di origine praghese, di lingua tedesca, dai sonetti di Orfeo. E ce n'è uno che si chiama proprio Specchi, Spiegel. E comincia così, è una quartina. Specchi. Sinora nessuno che fosse in sé ha mai descritto quale sia la vostra essenza. Specchi, cornici e interstizi del tempo, pieno di buchi fitti del setaccio. Quindi specchi, che sono cornici e interstizi del tempo, pieni di buchi, porosi, di questo parleremo poi. Ma soprattutto nessuno che sia in sé ha mai descritto la vostra essenza. Ora, siccome io spero di essere ancora abbastanza in me a dispetto del caldo, non credo che descriverò l'essenza degli specchi stasera, però mi piacerebbe con voi affrontare un po' l'esplorazione di questo oggetto, che è un oggetto, se volete, piccolo, no? Uno specchio in fondo è un oggetto piccolo, molto limitato perché è formato solo da una superficie, spesso da una cornice, ma non necessariamente, eppure al potere di contenere il mondo e, come vedremo, anche di contenere anche di più di quello che noi normalmente riusciremmo a vedere. La mia esplorazione dello specchio partirà dal mondo antico e si soffermerà quasi sempre su temi, esempi, episodi che vengono dalla cultura antica. Questo non solo per il mio mestiere, diciamo, ma perché ritengo che questo mondo sia ancora pieno di sorprese. Il mondo antico, in effetti, che tutti crediamo bene o male, noi italiani, di conoscere, ma in fondo non lo conosciamo. Ha, come gli specchi, tanti interstizi, tanti buchi del setaccio attraverso i quali si vedono delle cose alle quali non si penserebbe senza questo oggetto di confronto che è l'antichità. E quindi vorrei cominciare proprio dal mondo antico e con un filosofo, siamo un festival filosofico, celebre, Seneca. Lucio Anneo Seneca, il grande pensatore stoico del primo secolo d.C., autore delle epistole a Lucilio, di tragedie molto famose, ma anche di un trattato per l'epoca anche molto originale, le questioni naturali, Naturales Questiones, in cui si occupa di tanti aspetti della natura che cerca di spiegare come si poteva fare allora, no, con gli strumenti scientifici di quell'epoca, ma anche un capitolo dedicato allo specchio. Ed ecco come Seneca, diciamo, costruisce a modo suo l'essenza dello specchio. Che cos'è? Allora, innanzitutto le sue funzioni. La prima funzione che Seneca attribuisce allo specchio: osservare il sole, che altrimenti non potremmo guardare. Servono per osservare le eclissi. Sappiamo che gli antichi per osservare le eclissi si servivano di bacinelle piene d'olio, perché in questo modo la luce si indeboliva e quindi si poteva osservare attraverso questo specchio che era una bacinella piena d'olio. Qui occorre fare subito una precisazione di quelle pedantesche ma che poi illuminano. Gli antichi non avevano il velo di Mercurio dietro lo specchio. I loro specchi erano opachi,
Noi dobbiamo pensare a un mondo in cui lo specchio non era come il nostro, non era uno specchio brillante, splendente, non restituiva l'immagine identica alla persona o all'oggetto come il nostro, ma ne restituiva un'immagine sfumata. Ecco perché Seneca dice: ci servono per osservare il sole, che se altrimenti non potremmo guardare, per osservare le eclissi, perché lo specchio è uno strumento per gli antichi indebolente. Questa è la prima caratteristica dello specchio antico. Questo vi riporta subito a un mito celebre, quello di Perseo che affronta la Gorgone. La Gorgone è un mostro che ha la capacità di pietrificare col suo sguardo tutto ciò che incontra. Quindi chiunque incontri gli occhi della Gorgone resta pietrificato. Quindi quando Perseo si trova ad affrontare questo mostro, come può fare per fronteggiarlo? Semplice, con lo scudo, ma non per difendersi. Lo mette così o così e ci specchia la Gorgone e guarda da un'altra parte. Lo specchio, che è uno specchio antico di quelli che indeboliscono, è uno scudo, gli riduce il potere di questo mostro, il potere pietrificante. E quindi Perseo, con un colpo della sua celebre spada di acciaio brillante, gli taglia la testa e la porta via dentro un sacco per non guardarla, perché altrimenti resterebbe comunque pietrificato. Ecco, il mito riprende, è un mito che non si capisce se non si sa come erano fatti gli specchi antichi, perché se uno avesse messo uno specchio nostro in faccia alla Gorgone restava pietrificato ugualmente, no? Perché non avrebbe indebolito. Terza funzione dello specchio, secondo Seneca, serve per conoscere noi stessi. Serve per conoscere noi stessi sia come immagine fisica, sia come immagine morale. Il saggio, dice Seneca, deve avere uno specchio e deve contemplarsi ogni giorno per meditare su se stesso. Ecco lo specchio dell'io. Qui abbiamo il tema, diciamo, del festival, il dire io. In fondo è lo specchio che ci certifica del nostro io. È di fronte allo specchio che il bambino acquisisce la sua identità, impara a conoscere se stesso come persona fisica, e anche noi indugiamo spessissimo di fronte agli specchi per confermarci, no? Per vederci, per capire chi siamo, come stiamo, cosa stiamo pensando. E questo Seneca lo mette a fuoco da buon filosofo e dice: se volete essere filosofi dovete avere uno specchio e tutte le mattine specchiarvi e pensare a voi stessi. Quindi è uno strumento per ora che sembra servire a vedere se stessi, ma vedremo più avanti che non è così. E poi, se è un oggetto che indebolisce le immagini, qui possiamo incontrare un'altra teoria filosofica interessante, e questa ci viene da Sant'Agostino nei Soliloquia, che anche lui si occupa di specchi, e con quella bella razionalità costruttiva, no, che hanno i filosofi antichi per ragionamenti, lui dice: adesso io mi occuperò della rassomiglianza, e della rassomiglianza ce ne sono due tipi. Il primo tipo è la rassomiglianza con parità, quando si dice che questo assomiglia a quello e anche che quello assomiglia a questo. Questa è la rassomiglianza, dice lui, in equalibus, con parità. Ed è, per esempio, la rassomiglianza che c'è fra due stampi dello stesso sigillo. Gli antichi usavano il sigillo come firma, no? E quindi poi facevano lo stampino nella ceralacca. Ecco, quelli sono rassomiglianze con parità, perché sono tutti, uno assomiglia all'altro. Poi però c'è la somiglianza per peggioramento, lui dice. Se mettetevi davanti a uno specchio, ma voi dite che quell'immagine assomiglia a voi o siete voi che assomigliate all'immagine? No,
voi dite quell'immagine assomiglia a me. Ecco, questa è una somiglianza per peggioramento. Questa immagine è inferiore a colui che la proietta, mentre nell'altro caso la rassomiglianza è con parità, è con piena uguaglianza. E Agostino dice anche, Agostino odiava le arti figurative, era platonico in questo, odiava le arti figurative e diceva è con una rassomiglianza con peggioramento anche tutto ciò che si fa dipingendo e con la scultura. Tutte le immagini sono semplicemente delle rassomiglianze in deterioribus, con peggioramento, perché sono sempre inferiori al loro referente, a colui che ha fatto da modello. Di questo rapporto tra l'immagine, diciamo, artificiosa, no? Dipinta o scolpita, e l'immagine allo specchio, poi torniamo a occuparci un po' più avanti, perché ci sono delle differenze e delle rassomiglianze interessanti. Poi, naturalmente, in questa idea senecana dello specchio che serve a vedere se stessi, diciamo, stanno anche le esagerazioni dello specchio. E qui incontriamo un altro mito, che è l'opposto di quello di Perseo e Medusa, cioè il mito di Narciso. Il mito di Narciso è un mito interamente costruito sul rapporto speculare, sull'immagine. E che cosa fa Narciso? Mettiamolo un po' sotto la lente di Sant'Agostino. Probabilmente è uno che, almeno all'inizio, non lo capisce lo specchio. Non si rende conto che quella rassomiglianza lì, gli direbbe Agostino, è in deterioribus, è con peggioramento. Lui, anzi, la vede quasi come un'immagine in melioribus, come se fosse meglio di lui quell'immagine, tant'è che se ne innamora, ma non ha capito qual è l'essenza vera dello specchio, cioè quella di produrre immagini che sono inferiori all'originale. E forse non ha capito neanche un'altra cosa, che quando poi si rende conto che è lui, quello che vede lì specchiato, ma non si rende conto completamente che è lui, ma fino a un certo punto. Perché in realtà la sua mano destra, quando si avvicina allo specchio d'acqua, è la mano sinistra della figura. E la sua mano sinistra è la mano destra della figura. E la parte destra del suo volto è la sinistra di quella figura. Cioè quell'immagine è rovesciata. Questo forse lo capisce dopo, quando si rende conto che in realtà quella è soltanto un'immagine, che quindi non potrà mai appagare il suo amore per quell'immagine. Però, di fatto, il suo mito è tutto un mito giocato sulla specularità, sullo specchiarsi e l'importanza di questo strumento che serve a vedersi. A vedersi è, però adesso cominciamo a capire che è un vedersi complicato, perché è un vedere noi stessi inferiori in un'immagine indebolita, diciamo, è un vedere noi stessi rovesciati, simmetrici. Quindi questo specchio è come dire, è uno strumento piccolo, ma come vi dicevo riserva tante sorprese. Credo la più bella però la riservano le parole con cui noi definiamo lo specchio, noi italiani, e soprattutto con quello con cui lo definivano gli antichi. Quando noi diciamo specchio, diciamo semplicemente l'esito della parola latina speculum, che poi diventa speculum, specchio. Se andiamo a osservare questa parola, speculum, che è la nostra, poi specchio altro non è che quella lì, del resto l'italiano nella sostanza è un latino parlato male, no? È un latino scorretto sostanzialmente, non è molto diverso dal latino, il lessico, la sintassi sono quelle, quindi, però diciamo il latino sta parecchi passi indietro rispetto a noi. Guardiamo questo speculum, che significa nella sua radice spec? Spec vuol dire vedere, guardare. Quindi lo speculum propriamente è
lo strumento che serve a vedere. Vedere cosa? Vediamo qualche altra derivato di questa radice, spec, vedere. Beh, c'è species, che è l'apparenza, e fin qui ci siamo, la cosa che ci cade solo sotto la vista, no? I romani nei sogni vedevano delle species, cioè delle cose solamente visibili e non toccabili, diciamo, per quello si chiamano species. Poi c'è lo specimen, che è l'indizio, la marca di qualche cosa. E poi, cosa ancora più interessante, c'è la specula. Cos'è la specula? La specula è la vedetta. È la vedetta anche in senso proprio militare, è l'osservatorio. Più esattamente è quel luogo da cui io guardo senza essere visto. Cioè guardo coloro che non mi possono vedere. Questa è la specula, la sentinella. E poi c'è speculum. Allora però tra specula e speculum si vede che c'è molta somiglianza. Cioè, io prima dicevo per vedere cosa? Lo speculum, lo strumento del guardare, del vedere. Beh, se è come la specula è per vedere qualcosa che non sono io, ma è qualche cosa di diverso da me. Se, no, se è un oggetto quasi che serve per spiare. Questo il greco lo fa vedere ancora meglio. In greco si chiama katoptron, lo specchio, ed è la stessa cosa, c'è una preposizione e op che è kat, che vuol dire vedere, katoptron. Però accanto al katoptron c'è anche il katopte, la katopte e il katopter, che sono delle spie. È il nome tecnico della spia. Per esempio, quando Odisseo si infila in Troia travestito da mendicante e va a spiare quello che stanno facendo i troiani, lui sta katopteuin, sta facendo lo spione, sta guardando, senza essere visto però, sta spiando. E così il katopter è proprio quello che fa la spia, che fa la spia di mestiere, no? C'è anche un altro caso interessante di spione nell'Odissea, ed è Elena. Elena che quando il cavallo ormai è entrato si avvicina alla pancia del cavallo e comincia a imitare tutte le voci delle mogli dei guerrieri troiani che lei conosce. Cioè si rivela improvvisamente una grande imitatrice. È come se fosse uno specchio sonoro, sta riproducendo tutte le voci delle spose dei guerrieri troiani. E qualcuno, preso dalla nostalgia della sua donna, sta per cedere, sta per uscire dalla pancia del cavallo, ma il solito Odisseo, che è più furbo di tutti, lo ferma e gli impedisce di fare quello che Elena vorrebbe. Lei sta spiando, sta cercando di capire se c'è qualcuno là dentro, ma nessuno esce, quindi il cavallo resterà. Allora, come vedete, lo specchio greco e anche lo specchio romano sono strumenti per vedere qualche cosa che non sono io. Come mi disse una volta un mio studente americano, diceva, vabbè, ma sono delle protesi visive. È vero, cioè l'idea antica dello specchio è anche che sia una protesi per vedere quello che altrimenti noi non vedremmo. Per esempio, mettendoci uno specchio accanto al viso, noi riusciamo a vedere che cosa sta dietro di noi, e questo è qualcosa che normalmente non è possibile fare, non potremmo vedere dietro, con lo specchio sì. Quindi sembra che i greci e i romani sottolineassero questa virtù dello specchio, la virtù, diciamo, speculativa, come si dice, no? Anche nel termine filosofico, cioè quella che permette di entrare dentro le cose, di vedere più di quello che il nostro sguardo normalmente ci permetterebbe, quindi qualcosa di diverso dal soggetto. Questo vedere di più ci porta in un campo che è tipico, diciamo che è caratteristico della cultura antica, che è la divinazione. Ci dovevamo aspettare che prima o poi lo specchio, questa protesi, come diceva il mio studente americano, questa protesi visiva entrasse anche nella divinazione.
Voi sapete che gli antichi, i romani, ancora più dei greci, avevano grande fiducia nella capacità divinatoria, cioè la capacità di vedere gli eventi futuri attraverso il volo degli uccelli, gli eventi celesti, attraverso i sogni, cioè come se ci fosse un continuo dialogo, un continuo lanciare messaggi da parte degli dèi che andava colto in momenti particolarmente favorevoli e da persone che conoscevano la lingua, diciamo, da persone che conoscevano il codice della divinazione. E quindi la Ruspice conosceva il codice del volo degli uccelli, l'onirocritica conosceva la tecnica di decifrare i sogni, eccetera, eccetera. Cioè, gli dèi parlavano in forma enigmatica. Questo spiega perché l'enigma è così importante per gli antichi. Ci sono tanti miti che riguardano l'enigma. Perché? Perché per enigmi parlano gli dèi. Quindi tutti coloro che sanno decifrare gli enigmi conoscono la lingua degli dèi. Tutti coloro che sanno formulare enigmi è come se conoscessero, parlassero la lingua degli dèi. Ora, in questo campo, diciamo, culturale così ricco, pieno di interessanti sorprese, che è la divinazione antica, entrano anche gli specchi. E c'è una disciplina specifica che si chiama catoptromanzia. Quindi catoptron, ve l'ho detto, è lo specchio in greco, manzia, manteon, vuol dire conoscere, capire. Quindi la catoptromanzia, la divinazione attraverso gli specchi. La descrive Luciano di Samosata, nel un romanzo molto divertente che si chiama La storia vera. Se non l'avete mai letto, ce ne sono tante traduzioni italiane, per le vacanze va benissimo. È divertentissimo, perché è una presa in giro di tutte le storie meravigliose che usavano al tempo suo. Storie di fantascienza, noi diremmo oggi, no? Queste storie, storie fantasy. Ecco, lui si diverte a farne una talmente di fantascienza, talmente fantasy, che la definisce la storia vera, cioè quella che è veramente successa. Quindi se ne leggono di tutti i colori. E a un certo punto Luciano descrive anche un luogo in cui c'è un pozzo, in cui affacciandosi all'orlo del pozzo si ascoltano tutti i discorsi che vengono fatti in quello stesso momento nel mondo. Immagino una gran babele di linguaggi in quel pozzo. Su quel pozzo c'era anche uno specchio e guardando in questo specchio si vedeva tutto quello che accadeva contemporaneamente nel mondo. E infatti Luciano dice, sempre in questa vena ironica, divertente che è la sua, dice: io mi sono fermato a lungo a guardare quello che facevano i miei parenti, quello che facevano a casa mia, perché si vedeva tutto. È uno specchio, in un certo senso anticipa un po' certe cose anche della nostra moderna società, no? Questo fatto che con Google Maps uno riesce a vedere la casa del suo amico, non so, somiglia, quando l'ho letto me l'ha ricordato, accidenti, guarda, 2000 anni fa lui aveva immaginato già una cosa simile, sia pure per scherzo, in realtà noi non ci scherziamo più. Però a parte, diciamo, la catoptromanzia, questa ironica, divertente di Luciano, esisteva anche come pratica consolidata e anzi veniva praticata di fronte a uno specchio d'acqua attraverso dei bambini. Ai bambini si attribuiva la capacità di vedere riflesso nell'acqua quello che sarebbe accaduto nel futuro, cioè il bambino ti poteva dare un pronostico sulla tua vita. Questo perché i bambini, creature diciamo ancora non formate, ancora più ingenue, non contaminate dalla civiltà, avevano la capacità di vedere di più, in qualche modo. La cosa che impressiona però è che si procurava un dolore in questi bambini, cioè perché vedessero queste immagini da cui trarre poi l'interpretazione divinatoria, questi poveri bambini venivano torturati. Questo dall'idea di un mondo antico che era anche un mondo molto crudele. Questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare quando si pensa all'antichità. L'antichità è certo il mondo in cui sono cresciuti Platone, Aristotele,
i poeti omerici, Virgilio, però era anche un mondo che era tutto fondato sulla schiavitù, sulla crudeltà, sui giochi del circo, insomma, in cui la crudeltà era qualcosa di molto più sostanziale, più sostanzioso di quanto non lo percepiamo noi oggi. Fra queste piccole e grandi crudeltà c'era anche quella di fare del male a un bambino perché vedesse queste immagini nello specchio d'acqua. Spiegazione banalmente positivistica, il povero bambino sofferente aveva delle allucinazioni. Quindi questo è un aspetto dello specchio crudele che vi avrei risparmiato volentieri, ma fa parte anche lui del dossier divinatorio dello specchio. Anche le donne incinte avevano questa capacità di vedere delle immagini nello specchio che poi riferivano all'indovino e l'indovino le interpretava. Se voi pensate che sia solo una pratica antica, però vi sbagliate, perché è una pratica tuttora in voga nei circoli parapsicologici e c'ha un nome tecnico in inglese, scrying. Fare lo scrying significa proprio rivolgersi a una veggente o un veggente che attraverso un cristallo, uno specchio, una superficie riflettente di qualsiasi tipo riesce a vedere le immagini dare un pronostico del futuro. È quello, diciamo, che poi si banalizza per noi nel vedere il futuro nella palla della profetessa, ma in realtà è una cosa tra virgolette seria, cioè è una pratica parapsicologica che in certi circoli ancora si fa, che è stata studiata e che appunto porta questo nome di scrying, ma è una pratica che, come vedete, viene dalla più remota antichità, cioè è la convinzione che le superfici riflettenti, questo forse è il punto più interessante, hanno la capacità di attirare e conservare immagini altrimenti invisibili. Questo è nel fondo il potere dello scrying o di quello che facevano gli antichi con gli specchi dell'acqua, cioè il fatto che ciò che riflette può vedere di più e può imprigionare in qualche modo, può conservare per rivelare, quindi è uno strumento di rivelazione. Forse l'esempio più bello di questa virtù, diciamo, divinatoria, quindi di protesi divinatoria dello specchio, viene da un'opera tardo antica che si chiama Il romanzo di Alessandro. Anche questa, se non l'avete letta, ce ne sono diverse traduzioni italiane, eppure per le vacanze va benissimo. Non è ironica, ma è avventurosa. È un romanzo di avventure. Le avventure di Alessandro Magno, come furono rivissute miticamente, diciamo mitologicamente, poi nei secoli successivi, questa è un'opera tarda, IV, V secolo dopo Cristo. E quindi è un Alessandro che ha delle avventure meravigliose, che incontra l'uomo selvaggio, che incontra i giganti e chi più ne ha più ne metta. Ma come comincia questo romanzo di Alessandro? Beh, comincia non con la nascita dell'eroe, ma prima ancora con la figura del padre di Alessandro, che nel romanzo non è il vero padre, cioè quello che noi sappiamo essere il re di Macedonia, padre di Alessandro Magno, Filippo, ma è un re faraone egiziano di nome Nectanebo, il quale, oltre a essere un faraone, tra l'altro Nectanebo è il nome di un faraone che realmente ha regnato in Egitto, ma qui è diventata una figura mitica. Nectanebo, oltre a essere un grande re, un faraone potente, è soprattutto un grande mago. E il romanzo comincia proprio con il re Nectanebo che sta di fronte a un bacile di acqua e lo osserva e vede comparire nel bacile una piccola flotta, una flotta miniaturizzata, le immagini di una flotta che avanza. Lui capisce che quelli sono i suoi nemici e capisce che quella sarà, se lui resta lì, sarà la sua morte, sarà la sua sorte, lui morirà, i nemici verranno e lo uccideranno. Allora fugge, abbandona l'Egitto, va in Macedonia e lì diventa l'amico, il confidente della regina Olimpia, futura madre di Alessandro. E essendo un mago ed essendo anche un po' un furbacchione, insomma un
così, un personaggio truffaldino. Una notte si fa passare per il dio Ammone e si unisce alla regina Olimpia. Da questa unione nascerà Alessandro. Quindi Alessandro sarà il figlio di questo grande re mago d'Egitto e di Olimpia, non del suo padre vero e naturale, il che spiegherebbe perché lui poi diventò un eroe così grande. Però è interessante vedere come all'origine poi del romanzo di Alessandro, della storia di Alessandro, ci sia uno specchio, cioè ci sia qualcuno che ha la capacità di vedere il proprio futuro nel bacile, fuggirlo e poi da lì iniziare una serie di avventure che si concluderanno poi con la tragica morte giovane di Alessandro. Forse qualcuno di voi ci ha pensato, o forse no, ma a questo punto viene da pensare a una frase celebre di Paolo, di San Paolo, quando lui dice: adesso noi vediamo, e lui dice per speculum in enigmate, vediamo attraverso uno specchio in un enigma, cioè, ma poi più avanti noi vedremo facie ad faciem, cioè faccia a faccia, vedremo la verità. Ma ancora la verità, cioè la verità divina, noi non la vediamo. Come la vediamo? Per speculum in enigmate, attraverso lo specchio in un enigma. Ecco, questa è una frase che si capisce se si pensa a questa virtù speculativa dello specchio. Lo specchio serve per vedere altro, non solo per vedere sé, per vedere se medesimi. E Paolo però dice, con questa protesi dello speculum che voi avete, voi dove guardate? Dentro un enigma. Quindi in realtà non si riesce con lo specchio a vedere bene, non è lo specchio divinatorio di Nectanebo o degli altri indovini. Questo è uno specchio che ti permette solo di dire: di fronte a me c'è un enigma. Però ti permette di arrivare almeno all'enigma, cioè, come dire, ci si avvicina alla verità, per avere la verità vera soltanto dopo, soltanto nell'altra vita. Ma mi sembrava interessante ricordare questa frase, che spesso si cita anche come modo di dire, no? Per speculum in enigmate, ma che si capisce solo se uno considera lo specchio per quello che era per gli antichi, cioè per questa sua capacità di protesi, per tua capacità spionistica, di farti vedere quello che altrimenti non vedresti, non semplicemente te stesso, che in fondo è la cosa più banale dello specchio, è farti vedere te stesso, farci vedere noi stessi. Vorrei ora tornare a quel tema che avevo affrontato un po' prima citando Sant'Agostino, cioè del rapporto fra l'immagine speculare e l'immagine artificiosa. Qui si potrebbe chiedere aiuto a un altro autore antico molto famoso, cioè Apuleio di Madaura, l'autore delle Metamorfosi, ovvero l'Asino d'Oro, quel grande romanzo che parla di questo personaggio Lucio che viene trasformato in un asino da una maga e poi attraversa tutte le sue avventure come asino fino a poi a ridiventare uomo alla fine. Però Apuleio, oltre a essere un grande scrittore, un grande conferenziere, era famosissimo come oratore, anche molto ben pagato come oratore. Apuleio era una celebrità, diciamo, ed era anche molto furbo. Infatti si era sposato con una vedova ricca, Pudentilla, che gli aveva portato in dote un sacco di milioni. Quindi era diventato ricchissimo. I parenti di Pudentilla non erano affatto contenti, soprattutto il fratello Pudentes, e quindi per cercare di liberare la sorella, di recuperare i soldi praticamente, avevano accusato Apuleio di magia, avevano accusato di essere un mago. Cioè, tu hai, con le tue arti, hai sedotto la nostra sorella, hai sedotto la nostra parente, diciamo, tutta la famiglia, ed è per questo che te la sei sposata. E questi portano delle prove contro di lui. E lui scrive una grande orazione, capirai, lui era un grande oratore, che si chiama proprio De Magia, in cui si difende dalle accuse. E fra le accuse che cosa c'era?
Apuleio ha uno specchio e questo lo qualifica come mago. La cosa sembra sorprendente, ma dopo quello che abbiamo detto finora forse meno, perché abbiamo visto come lo specchio in realtà avesse tutti questi poteri, no? Divinatori, poteva far prevedere il futuro. Insomma, è uno strumento, lo dicevo all'inizio, è piccolo, sembra banale, però non lo è affatto, cioè c'ha un sacco di poteri, di virtù. Quindi l'avere uno specchio poteva essere considerato una cosa da mago. Tu fai dei sortilegi con questo specchio. Questo dà ad Apuleio la possibilità di fare una lunga tirata sugli specchi e parlare di che cosa sono gli specchi per lui. E fa un'osservazione molto interessante. Dice, vedete le immagini, quelle artificiose, le immagini dipinte, scolpite? Quelle sono morte, sono fredde e soprattutto vi imprigionano. Una volta che uno vi ha fatto il ritratto, voi poi restate sempre quello, ma nel contempo voi cambiate però, vi trasformate e invece l'immagine resta fissa. Mentre lo specchio no. Lo specchio, dice, vi dà un'immagine equeva, che ha sempre la vostra stessa età. È sempre lì e vi rappresenta come veramente siete, non come le immagini dipinte, come le immagini scolpite che vi bloccano. Questo vi fa pensare, immagino, al famoso romanzo di Oscar Wilde, no? Il ritratto di Dorian Gray. Lui cosa aveva fatto? Aveva rovesciato il gioco, diciamo. Invece di lasciare immobile l'immagine e cambiare lui, faceva cambiare l'immagine e rimaneva immobile lui. Però si fonda sempre su questo principio che Apuleio individua così bene, no? Solo che lo rovescia. Apuleio dice, le immagini stanno lì, vi bloccano una volta per sempre come eravate, eravate. Invece Dorian Gray, con il suo sortilegio, fa l'opposto, cioè fa cambiare. Trasforma praticamente se stesso in uno specchio di se stesso, resta sempre identico a quello, equevus, sempre uguale a quello che era. Ed è anche divertente vedere come Apuleio definisce la persona, cioè quello che, ciò che colui che proietta la sua immagine. Perché non so, noi come diremmo, come lo chiameremmo, definiremmo quello che sta di fronte allo specchio, colui che proietta l'immagine, la persona, però persona è un po' poco. Apuleio dice l'homo suus, cioè l'homo che appartiene a quell'immagine, suo di quell'immagine, no? L'homo suus. E lui dice, l'immagine proiettata nello specchio è sempre equeva all'homo suus, ha sempre la stessa età dell'uomo, della persona, perché homo vuol dire persona in latino, che si mette davanti allo specchio. E però qual è il problema dell'immagine speculare rispetto all'immagine dipinta? Questo anche Apuleio lo dice. Quando uno si allontana dallo specchio sparisce anche l'immagine, ma quando il modello si allontana dal ritratto, il ritratto resta, quello resta, indipendente. Mentre l'immagine proiettata, quella no, quella va insieme all'homo suus, come dice Apuleio. Lo dice anche Ovidio, commentando l'amore di Narciso, dice, lei, quell'immagine, non ha nulla di suo, viene con te resta e con te se ne andrà. E questa è la caratteristica dello specchio. L'immagine non si ferma, non si trattiene. E anche Narciso, quando capisce che cosa ha di fronte, che è soltanto lui, quello che sta lì, Ovidio gli fa dire una frase di quelle che solo Ovidio sapeva scrivere, dice Narciso sconsolato, ho già quello che desidero, la mia stessa abbondanza mi fa povero. Cioè, perché sono io quello che desidero, quindi ce l'ho già, perché mi posseggo, però sono anche povero, perché io invece volevo quella, ma quella non c'è, quella sono io, va e viene, se ne va via con me. Ecco, questa è la grande differenza fra l'immagine artificiosa e l'immagine speculare, la permanenza. La permanenza, nello specchio l'immagine non resta, l'immagine dipinta, quella dell'artista, si muove. Salvo che nel mondo delle credenze, nel mondo del,
del mito, succede altro, come potete immaginare. Ci sono casi di specchi che invece trattengono la loro immagine. Per esempio, c'è un componimento di Stazio, un poeta romano, nelle Silve, che è un componimento per nozze, e dice, il coro dice a questo nuovo sposo: offriamo questo dono, di sicuro il più grato ai patri templi, più potente del loro stesso. Poi si rivolge al ragazzo e dice: fissa qui il tuo sguardo e lasciavi per sempre impressa la tua immagine. Così disse, e di scatto lo specchio richiuse, prigione dell'immagine. Cioè, quella volta, essendo un matrimonio divino, l'immagine fu imprigionata. Ci sono altri casi di specchi che catturano l'immagine, ne parla Aristofane in una delle sue commedie. Cioè, nel mondo del mito queste cose sono possibili, che uno specchio trattenga per sempre l'immagine che vi è stata impressa una volta. Però, se ci pensate, anche fuori da queste creazioni del mito, nel folklore, nella credenza popolare, c'era ancora, fino a qualche anno fa, l'idea che quando qualcuno moriva in una casa bisognava velare tutti gli specchi, perché lo specchio avrebbe avuto il potere di trattenere la figura della persona defunta, il suo spirito, la sua anima. Quindi qualcosa di questa capacità attrattiva, diciamo, trattenitiva dello specchio resiste anche nel folklore, anche italiano. Forse in qualche regione, come dire, più tradizionale, questo costume si osserva ancora in occasione della morte di qualcuno, quello di velare gli specchi, perché questa superficie può fissare, trattenere, quindi impedire il passaggio dell'anima verso altri territori. A questo si contrappone il realismo razionalista di un autore che tutti abbiamo amato, cioè Umberto Eco, che ha un bellissimo saggio che si chiama Degli specchi, in cui dice a un certo punto: se io, questa è una frase proprio da Eco, se io inviassi per posta alla persona amata uno specchio in cui mi sono lungamente specchiato perché si ricordasse delle mie parvenze, essa non potrebbe vedermi e vedrebbe solo se stessa. È così. Quindi uno potrebbe stare ore davanti allo specchio sperando di imprimerci l'immagine, ma non è possibile. Una volta arrivata la fidanzata o al fidanzato, ci vedrebbe se stesso. Vorrei tornare adesso pian piano verso Seneca, perché in quel paragrafo lì delle questioni naturali da cui ho preso le mosse, in cui parla delle varie funzioni dello specchio, lui ha anche uno scatto di moralismo e se la prende contro lo specchio strumento di lussuria, e dice: lussuria non solo nel senso che oggi questi romani si specchiano in continuazione per farsi belli, e anzi dice persino negli zaini dei legionari oggi si possono trovare degli specchi, una cosa contro la virilità militarista del romano, no? Avere uno specchio nello zaino per guardare prima della battaglia, diciamo, com'è l'aspetto. Ma soprattutto se la prende con un personaggio del tempo suo, che a quanto pare era famigerato, che si chiamava Ostio Quadra. Questo Ostio Quadra era diventato famoso perché aveva una stanza da letto che era interamente ricoperta di specchi. E questa a lui serviva, dice Seneca, per le sue mostruose libidini. Cioè lui voleva vedere anche, voleva godere anche di quello di cui non avrebbe potuto godere, perché non lo vedeva. Di nuovo lo specchio che serve per vedere di più, per vedere altro. Però questa volta per Seneca volto a malfare, volto verso la corruzione. E Ostia Quadro quindi diventa un simbolo di questa corruzione dello specchio come oggetto di una libidine sfrenata. E
Ostia Quadra realizzava quella che poi gli studiosi moderni di psicanalisi chiamano l'autoscopia, il vedere se stessi, cioè lui veramente riusciva nell'autoscopia perché aveva una camera interamente fasciata di specchi. I maligni dicevano che anche il poeta Orazio aveva questo stesso piccolo vizio, non forse così sviluppato come Ostia Quadra, e poi naturalmente Casanova. Beh, Casanova nei memoir ricorda questa stessa, diciamo, chiamiamola perversione amorosa, questa stessa inclinazione amorosa. Lo specchio per vedere di più nel campo dell'eros. Seneca se la prendeva ovviamente moltissimo nel suo moralismo stoico, e Orazio era solo epicureo, diciamo, non cercava solo di evidentemente un maggiore piacere nelle cose che faceva. Con questo vorrei tornare conclusivamente al vedere se stessi, perché c'è un altro aspetto del vedere se stessi che la credenza antica sviluppa, e che è, come dire, una mescolanza del vedere se stessi e del vedere altro, il vedere di più. Quella cosa che vi dicevo dello specchio, no? Che è lo strumento che serve a confermare l'io, a vedere l'io, ma anche una protesi per vedere di più, per vedere altro. E prendo spunto da un epigramma di un poeta dell'antologia palatina che si chiamava Paolo Silenziario, che comincia da una credenza popolare e poi la gira in un complimento amoroso, bellissimo. Complimento erotico, molto bello. Dicono che l'uomo morso e avvelenato da un cane rabbioso vede riflessa nell'acqua l'immagine dell'essere bestiale. Questa era una credenza antica che abbiamo attestato anche altrimenti, cioè quando uno è morso dal cane rabbioso, ha la rabbia addosso, se si specchia vede il cane, non vede più se stesso, ma vede il male che l'ha afferrato, diciamo. Forse qualcosa di simile si dice anche del demonio, di chi è posseduto dal demonio, che se si specchia in realtà si vede. Lo specchio dice la verità, no? Dice quello che c'è veramente. E Paolo Silenziario continua in questo modo. Io, che sono innamorato e che sono preda di Eros, quando mi specchio non vedo me, vedo te, vedo l'essere amato. Cioè sono talmente preso dall'amore che mi ha preso per questa fanciulla che quando io mi metto di fronte allo specchio vedo il tuo volto, vedo la tua effigie, che è un'immagine anche molto romantica, oltre che un'immagine presa probabilmente dal folklore, da questa idea della rabbia che domina il soggetto, che lo fa specchiare. Lo specchio, e questa è l'ultima credenza su cui mi voglio soffermare, è anche uno strumento malinconico. Si dice che mettendosi di fronte allo specchio, se si soffre di malinconia, l'immagine ne verrà deformata. Cioè la verità della stato d'animo, della psiche, si riverserà nello specchio e, come nella celebre malinconia di Dürer, si vedrà l'immagine di una persona afflitta, di una persona malinconica. Lo specchio dice la verità. Lo specchio ci fa vedere di più, ci fa vedere noi stessi, ci fa vedere come veramente siamo, ci serve per capire chi siamo, se siamo dei filosofi e vogliamo riflettere su noi stessi. Ci serve per indovinare il futuro, ci serve per tantissime funzioni che vanno molto al di là di questo piccolo oggetto quadrato da cui le mie riflessioni sono partite. Grazie. È stato davvero un viaggio all'inizio. Bene. Grazie. Sì. Ringraziamo il professor Bettini e magari raccogliamo se ci sono delle domande.
con la preghiera della sintesi, grazie. Bene, credo che il professore ci abbia offerto molti, molti spunti di riflessione ed è molto bello anche questo silenzio che sta già meditando. Io ringrazio di cuore il professor Bettini per questa relazione davvero magistrale, davvero particolare. Davvero, sono molto riconoscente per averci regalato quest'altro punto di vista così importante quando noi diciamo io, quando noi cerchiamo di parlare di soggetto oggi guardando al mondo antico che il professore conosce così bene. Prima di salutarvi ricordo che per chi volesse acquistare dei libri o approfittare della presenza del professore c'è il firmacopie. Ricordo anche che per problemi logistici, come sapete, l'incontro di domani sera di Filosofi a Tavola è stato annullato e quindi il nostro festival si ferma per un paio di giorni di riposo e poi ripartiamo con slancio da martedì 12 con Salvatore Natoli a Bergamo e poi il giorno successivo Ilvo Diamanti a Gardone Valtrompia. Mi fermo qui perché poi gli appuntamenti sono tanti. Vi chiedo sempre la cortesia di tenervi informati attraverso i nostri canali social, sul sito che è costantemente aggiornato del festival. Le comunicazioni vengono date in maniera, speriamo, il più possibile tempestiva. Ringraziamo nuovamente i signori Guaineri per la straordinaria accoglienza, per l'ospitalità gentile e gradita. Ringraziamo il sindaco Groppelli e l'amministrazione comunale di Roncadelle per questa partnership rinnovata nel tempo importante. Ringraziamo davvero il professor Bettini invitandolo fin d'ora alla prossima edizione del festival e un grazie a questo pubblico straordinario che si riversa da una piazza all'altra. Grazie a tutti voi. Insieme a voi consegno al professor Bettini questo cadeau del Consorzio Franciacorta, uno degli sponsor del festival, con gli auguri, come dico sempre, mi sento un po' a Mike Buongiorno, di tanta, tanta felicità. Buonanotte a tutti, grazie.